Questa è la definizione di olio, cioè un prodotto ottenuto dal frutto dell'olivo mediante dei processi meccanici o altri processi fisici, in condizioni che non causano l'alterazione dell'olio. La cosa interessante è la seconda parte della definizione, cioè l'olio extravergine di oliva ha un'acidità di 0,8 grammi di acido oleico ogni 100 grammi di cotto. Quindi cosa vuol dire? Vuol dire che definire l'olio acido, l'olio extravergine di oliva acido, è una terminologia scorretta. Quindi questo lo vedremo durante l'assaggio. Se noi assaggiamo l'olio e definiamo l'olio acido, o quell'olio non è extravergine d'oliva o stiamo facendo un errore. Ma questo perché? Perché l'olio è un prodotto assolutamente genuino. Per fare l'olio di cosa abbiamo bisogno? E poi? Basta, dell'olio. Cioè non si mette nient'altro all'interno del prodotto olio. Quindi chiaramente dobbiamo avere delle olive in grattezza che sono sane al 100% per ottenere un prodotto genuino. Guardate che pochi prodotti sono composti all'interno dei loro processi di lavorazione solo dalla materia prima stessa. Questo è il frutto dell'olivo e all'interno della drupa, che è il termine che noi indichiamo qua, per definire il frutto dell'olivo, noi andiamo a macinare, a frangere l'oliva nella sua completezza. Quindi andiamo a prendere sia le parti esterne sia le parti interne, e l'olio si trova disperso sotto forma di goccioline. Nel master vedremo anche i vari processi che portano alla produzione dell'olio. Noi da un'oliva, noi da un'oliva otteniamo circa, un'oliva contiene, può contenere fino al 25% di olio, noi riusciamo ad estrarre solo il 5-6% dell'olio. Ok, chiaramente l'oliva essendo un frutto cambia colore durante la sua fase di maturazione. Tendenzialmente per fare un olio di qualità dobbiamo avere un'oliva più verde e un'oliva più nera. Bene, quindi per ottenere un olio di qualità noi dobbiamo andare su un'oliva appena invaiata, oppure la pianta, dato che è un ecosistema vario, avrà al suo interno delle olive completamente verdi, delle olive completamente nere. Quindi noi dobbiamo essere bravi a capire, attraverso diciamo delle analisi anche visive, quando è pronto l'olio. Tendenzialmente un olio d'oliva verde dà ovviamente un'oliva verde dà un olio di maggiore qualità. Allora, come si descrive l'olio? Queste sono le varie fasi ufficiali per fare l'assaggio, le vedremo ora rapidamente dopo quando stiamo assaggiando l'olio. La prima cosa è il colore, che però io vi ho cancellato, perché il colore non influenza la qualità dell'olio. Che vuol dire? Noi possiamo avere un olio di un colore bellissimo, verde e brillante, però è un olio difettato, ok? Oppure possiamo avere un olio che ha un colore un po' più spento, però è un olio assolutamente di qualità. Quindi l'olio non segue i parametri standard, ad esempio del vino. Se noi nel vino vediamo un vino spento di un brutto colore, probabilmente ha un'ossidazione, invece nell'olio non è così. Ecco qua, però può essere bello comunque descrivere un colore dell'olio, quindi quando noi lo assaggeremo possiamo dire che è un olio verde brillante, un olio giallo dorato con riflessi verdi. L'importante è che sappiamo che non influenza il colore della qualità. Ok, poi passiamo all'analisi olfattiva. Fruttato è un termine che voi vedete spesso sempre nelle degustazioni, perché è il termine che racchiude i profumi dell'olio e quindi i profumi dell'olio. Quindi noi parleremo di fruttato di oliva. Questo è un termine che rientra nella degustazione dell'olio, quindi è un termine tecnico. Ricordate, fruttato. Come può essere il fruttato? Può essere verde o può essere maturo. Il fruttato è verde quando deriva ovviamente da frutti sani, da olive sane, e ci ricorda tutto quello che in natura è verde. Fatemi qualche esempio di qualcosa che in natura è verde e ci può ricordare il fruttato di oliva. Ad esempio, l'insalata, quindi una lattuga, oppure? Non ho capito. Cetriolo. Il cetriolo di solito nell'olio non si sente. Però oppure? Le varie, il pomodoro verde. Il pomodoro aceto, il pomodoro verde, assolutamente.
ci può essere un odore di vegetale coltivato, sicuramente. Poi il carciofo, tutte le erbe selvatiche, la cicoria, la scarola, l'erba appena squarciata, l'oliva, odore di oliva verde, è un odore dell'olio, foglia di olivo, odore di foglia di olivo. Oppure può essere un fruttato maturo. Fruttato maturo lo possiamo avere in base a delle caratteristiche, al grado di maturazione, alla varietà, e ci va a ricordare tutto ciò che in natura è un po' più maturo, un po' più tendente al rosso viola, come ad esempio una pacca di pomodoro, quindi il pomodoro rosso. Se vi dico che nell'olio possiamo sentire degli odori di frutti rossi, mi credete? No, è una domanda, quindi per capire se vi fidate di me. Mi pare strano, com'è che sono? Si può, fanno parte della varietà. Attraverso dei metodi di estrazione, ovviamente, noi possiamo risaltare o meno le caratteristiche di un'oliva. In un olio possiamo sentire degli odori assolutamente diversi. Riesce a conoscere anche il tampone? Certo, anche il tampone. Oppure un odore di frutta più fresca, frutta un po' più matura, come ad esempio un odore di banana, che nell'olio si sente spesso come banana acerba o meno acerba. Questo è il fruttato verde che abbiamo visto prima, quindi carciofo, pomodoro acerbo. Allora, quindi noi abbiamo il colore, non ci interessa, lo possiamo descrivere. Poi che dobbiamo definire? Il fruttato di oliva, come può essere? Verde o maturo. Poi passiamo all'intensità, cioè noi dobbiamo dare un valore al profumo che sentiamo da 1 a 10. Quanto odore ci arriva in naso?